Risate quotidiane, sketch comici imperdibili. La mattina inizia con il suono di una sveglia che sembra un concerto rock. I bambini corrono per la casa, il cane abbaia e qualcuno sta già cercando le chiavi dell'auto. Al lavoro, mentre si cerca di prendere un caffè, la stampante inizia a sputare carta senza controllo. Il capo arriva con il solito «Hai un minuto?» proprio quando la tazza trabocca. Due amici al supermercato discutono su quale salsa comprare. Uno cerca la maionese, l'altro insiste per la senape. Alla fine si rendono conto di essere nel reparto dolci. In ufficio, il pranzo viene interrotto da un allarme antincendio. Tutti si accalcano verso l'uscita, solo per scoprire che era solo il microonde che cucinava troppo un popcorn. Durante una videochiamata, il microfono di qualcuno rimane acceso mentre canta una canzone a squarciagola. Gli altri partecipanti ridono, cercando di mantenere la serietà mentre si scusa imbarazzato. Nella palestra affollata, Luca cerca di usare un attrezzo, ma ogni volta che si avvicina qualcuno lo batte sul tempo. Ridendo, finisce per fare yoga nel corridoio. Durante una cena romantica, Marco versa il vino e accidentalmente rovescia il bicchiere. Tra risate e tovaglioli bagnati, i due innamorati trasformano l'incidente in un brindisi speciale. In giardino, due vicini parlano attraverso la siepe. Uno racconta di un nuovo cane, mentre l'altro capisce pane. La conversazione diventa una discussione surreale su crocchette e baguette. In macchina, Sara e Gianni discutono sulla musica. La playlist si alterna tra classica e heavy metal. Tra risate e stonature, il viaggio diventa un concerto privato inaspettato. Dal dentista, Paolo si siede sul sedile, nervoso. Quando la sedia si inclina improvvisamente, scoppia a ridere. Il dentista, divertito, lo rassicura. Ogni visita è un'avventura. Nella sala d'attesa, un uomo legge un giornale al contrario, mentre una signora parla con una pianta pensando che sia un paziente. Un bimbo ride di gusto. Durante la lezione di cucina, lo chef scambia il sale per lo zucchero, creando un piatto dolce salato. Gli studenti cercano di rimediare improvvisando con ingredienti improbabili. Nel bel mezzo del trasloco, una scatola di oggetti personali si apre, spargendo memorabilia imbarazzanti per tutto il quartiere. I vicini si fermano per ammirare lo spettacolo inaspettato. Al parco, un uomo saluta calorosamente un cane pensando sia il suo, mentre il vero proprietario osserva divertito. Poco lontano, un aquilone si incastra su un albero. In chat di gruppo, un messaggio di lavoro finisce per errore nella conversazione degli amici. Le risposte scherzose si susseguono, creando un vortice di fraintendimenti esilaranti. Due coinquilini, Marco e Luca, decidono di scambiarsi i ruoli per un giorno. Marco, solitamente disordinato, tenta di organizzare la casa, mentre Luca prova a rilassarsi tra il caos. Un giorno, un lontano zio di Anna si presenta senza preavviso. L'intera famiglia è in subbuglio, cercando di improvvisare una cena con quello che trovano in dispensa. Risate assicurate! In libreria, un cliente chiede un libro sulla cucina, ma finisce per ricevere un manuale di astronomia. I clienti vicini ridono, mentre il commesso cerca di rimediare al malinteso. Sul treno, un artista di strada inizia a suonare, trasformando il vagone in un concerto improvvisato. I passeggeri, tra sorpresa e divertimento, applaudono, creando un'atmosfera unica e coinvolgente. Spero che questi sketch vi abbiano fatto sorridere. Se volete vedere altri contenuti simili, iscrivetevi al nostro canale per non perdere nessuna delle nostre nuove avventure comiche.